tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Emergenza in mare al largo di Fano, ma niente paura, è solo un'esercitazione della Capitaneria di Porto. Colonia di mercurio ancora in salita, per domani bollino rosso, temperature oltre i 36 gradi. Piazzale della Libertà gremito per la sfilata di moda sotto le stelle, fra gli ospiti Martina Colombari, Cecilia Rodriguez e premiata la cantante Margherita Principi. In migliaia la cooperativa Tre Ponti per la 32esima edizione della Crescia Matta. Marco Masini, ospite del concerto di Luca Vagnini alla BCC Arena. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Partiamo subito con la cronaca, perché i carabinieri di Lucrezia hanno arrestato due giovani in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 18 di sabato scorso una pattuglia per normali controlli lungo la Flaminia ha fermato una Polo bianca con a bordo un ragazzo del posto per ben tre volte segnalato alla prefettura per possesso di sostanza stupefacente. I militari in virtù di questo perquisiscono il giovane e gli trovano negli slip 11 grammi di cocaina e 600 euro in contanti, cosa che insospettisce i carabinieri che decidono di perquisire la sua abitazione, dove trovano in una scatola per scarpe 150 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Nell'abitazione si trova anche un 21enne di origine colombiana con precedenti, in possesso anche lui di 40 grammi di hashish e materiale per il confezionamento di dosi. L'italiano è stato condotto in carcere, mentre il colombiano è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del giudizio di convalida che si è celebrato stamattina al Tribunale di Pesaro. Ed ora vediamo sempre la giornata di sabato, perché numerosi sono stati i bagnanti e i diportisti che hanno assistito incuriositi alle simulazioni di emergenza della Capitaneria di Porto di Fano. Tutto il racconto su cosa è successo nel servizio di Simona Zonghetti. Sei mezzi navali impiegati in tre diverse emergenze, 30 uomini e un cane abilitato al salvataggio in mare. Sono questi i numeri messi in campo sabato mattina per un'esercitazione che per la prima volta sul territorio fanese ha coinvolto per il soccorso in mare anche il comitato di Croce Rossa. Un fuori programma per i numerosi bagnanti e diportisti che, incuriositi da sirene, lampeggianti, fumogeni e razzi rossi, hanno assistito alla simulazione coordinata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano. Nel tratto di costa antistante il Lido e la Sassonia, dalle 10.30 sono stati impegnati i militari della Guardia Costiera, il personale del CB Club Mattei, la Società Nazionale di Salvamento, sezione di Fano, i cani del Sea Rescue School, K9, Mare Dentro e il Comitato di Croce Rossa. Oltre agli enti e alle associazioni coinvolte, hanno avuto un ruolo fondamentale i figuranti e i mezzi messi a disposizione dal Club Nautico Viviani e dal Circolo Windsurf. L'esercitazione ha avuto lo scopo di testare comunicazioni, mezzi e risorse, nonché i tempi di intervento operativo allo scopo di ottimizzare tutte le risorse a disposizione. In caso di emergenza, questo è il numero blu della Guardia Costiera da contattare, il 1530. Una chiamata di soccorso è arrivata ieri pomeriggio alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pesaro. Dall'altra parte del telefono la voce di una donna disperata che chiedeva aiuto ai militari. Suo figlio, Maurizio Zanzani, di 16 anni, non dava più segni di vita dopo un bagno avvenuto a 12 miglia al largo di Pesaro. La famiglia era partita dal porto di Rimini insieme a una coppia di amici per dirigersi alla piattaforma nelle acque antistanti la città. Poi, dopo un tuffo e un'immersione in apnea intorno alle 15.30, il minorenne non riemergeva più dall'acqua. All'istante sono scattate le operazioni di ricerca e soccorso della Capitaneria con una squadra di operatori della Croce Rossa Italiana. Giunti sul posto è stato effettuato il trasbordo sulla motovedetta del giovane nuotatore, che nel frattempo era stato recuperato a bordo del gommone dai suoi familiari. Il ragazzo, residente a Rimini, è stato trasportato fino al porto e poi in ospedale da un'ambulanza del 118 chiamata in banchina. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dai soccorritori
e dai genitori del giovane i16enne è deceduto per cause ancora in corso di accertamento da parte della Guardia Costiera sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria. Domenica la città di Fano ha festeggiato il suo patrono, San Paterniano. Nella basilica a lui dedicata, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo metropolita di Perugia, ha presieduto una santa messa alle ore 10:30, mentre il vescovo della diocesi Armando Trasarti ha officiato la messa alle ore 21:15. Questa è stata seguita da un concerto itinerante dalla basilica a piazza 20 Settembre dell'orchestra di fiati Fanum Fortune, diretta dal maestro Sauro Nicoletti. Alle 22:30 invece si è svolta in piazza la tradizionale tombola di San Paterniano, il cui ricavato viene devoluto ai frati cappuccini che gestiscono la chiesa dedicata a San Paterniano. La quaterna è andata a Dea Portacasa e Marco Spaccaluti, entrambi di Fano, che hanno vinto 125 euro a testa. La cinquina a Marco Spaccaluti, stesso vincitore della quaterna, che ha vinto 500 euro, mentre la tombola è andata a Federico Allegrezza di Fano e Lucio Canizzi di Cantù, che hanno vinto 625 euro a testa. Ed ora andiamo in Viale Gramsci questa mattina perché traffico rallentato a lungo per un tamponamento a catena avvenuto intorno alle ore 9. Nello scontro sono rimaste coinvolte 3 auto, ma per fortuna nessun conducente è rimasto ferito nell'impatto, solo danni ai mezzi. Ed ora parliamo di meteorologia, di meteo, perché insomma il caldo, l'afa persiste su tutto il territorio nazionale e domani sarà una giornata da bollino rosso, perché insomma per domani sono previste temperature ancora più alte di quelle che abbiamo subito in questi giorni, quindi oltre i 36 gradi. Attenzione quindi alla disidratazione, al rischio appunto nelle ore centrali per questa evenienza, quindi beviamo molto, tenete a portata di mano l'acqua e soprattutto gli anziani, ecco, attenzione alle ore più calde della giornata, appunto perché questo picco è previsto proprio nelle ore centrali della giornata. Però da giovedì temperature in picchiata, nel senso che scenderanno di una decina di gradi e saranno presenti anche temporali. Bene. Ora cambiamo notizia, parliamo di rifiuti. È stato revocato lo sciopero previsto per domani, martedì 12 luglio, indetto per il settore di igiene ambientale. Ieri infatti a Roma è stata siglata l'intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle aziende pubbliche. Per questo motivo anche ASET SPA effettuerà regolarmente la raccolta dei rifiuti porta a porta. E apriamo la ricca pagina degli eventi di questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo naturalmente parlandovi di Luca Vagnini, che terrà alla BCC Arena un concerto per presentare il suo ultimo disco, e l'ospite d'onore della serata sarà Marco Masini, il cantante italiano. Sentiamo. C'è un altro grande evento nel programma dell'estate fanese e ancora una volta i protagonisti sono gli artisti del mondo della musica. Giovedì 28 luglio è atteso nella Città della Fortuna Marco Masini. Il cantautore toscano sarà l'ospite d'eccezione alla BCC Arena durante il concerto del collega fanese Luca Vagnini, che presenterà il suo ultimo disco uscito nel mese di giugno. La serata avrà inizio alle ore 21 con l'apertura dei cancelli alle 20 e con l'opening show degli Hit Italy, e proseguirà con musica, spettacolo, molti ospiti e sorprese. Masini, da tempo amico e collega di Luca, verrà a Fano per partecipare all'evento intitolato L'Invisibile Live Show, in cui presenterà alcuni dei brani del suo repertorio storico. Sì, Marco, ci siamo conosciuti in occasione proprio della lavorazione del primo disco a Firenze, e ecco, per questo evento grande ho pensato proprio di richiamare nomi che ho avuto la fortuna e la possibilità di conoscere, con cui c'è stata anche delle collaborazioni nel primo disco, così li ho richiamati, e Marco, nonostante ecco, è vincolato da problematiche contrattuali per quest'estate, ha deciso di venire, quindi verrà ospite, canterà le sue canzoni ed è un evento unico ed eccezionale, perché quest'estate non lo vedremo da nessun'altra parte oltre che all'Arena BCC il 28 luglio insieme a me.
Il costo del biglietto è di 10 euro più 1 euro per i diritti di prevendita e composto fisso non numerato. Può essere acquistato alla cooperativa Tre Ponti, al Teatro della Fortuna e in tutti i punti vendita convenzionati con il circuito Live Ticket. Ho voluto mettere un prezzo basso perché questo evento, questo grande evento, sia accessibile veramente, veramente a tutti. L'evento, che è stato realizzato in collaborazione con Exit Music Eventi e la Proloco Fanon Fortune, è patrocinata dal Comune di Fano. Una città come la nostra deve fare di tutto per favorire che i talenti emergenti, che sono giovani ovviamente, quindi tutte le nostre politiche sono rivolte dove possiamo alla formazione di un pubblico del futuro, ma anche star vicino a coloro che decidono di fare i protagonisti. Faremo di tutto per promuovere questo evento e anche per accompagnare questo cantautore nostro, che è animato da un sentimento nobile, quello di consegnare le sue emozioni alla gente, al pubblico, in un mondo, come abbiamo ricordato, che non è sempre semplice, quello dei discografici, dove tante sono le aspettative. Luca ha un atteggiamento molto maturo, molto profondo, e quindi noi siamo vicini, come ha detto anche il sindaco, a questo nostro giovane che credo farà strada. Piazzale della Libertà gremito, siamo a Pesaro per il tradizionale appuntamento con la moda sotto le stelle, un evento che promuove il settore del tessile e dell'abbigliamento della provincia di Pesaro. Vediamo com'è andata nel servizio. Creatività, bellezza e grandi ospiti sul palcoscenico di CNI Day Moda, il defile spettacolo andato in scena sabato scorso nel suggestivo scenario del rinnovato Piazzale della Libertà. Nata 10 anni fa da un'idea del segretario provinciale CNA, Moreno Bordoni, l'evento ha offerto ancora una volta un'importante vetrina per i grandi marchi legati quest'anno alla moda mare, agli abiti da donna e da sposa. Ma non solo, perché il palcoscenico ha dato una grande visibilità anche alle produzioni degli artigiani locali. La manifestazione, infatti, è nata con l'obiettivo di promuovere un settore in crisi da tempo. 160 sono le aziende che negli ultimi 4 anni hanno chiuso i battenti nella sola provincia di Pesaro e Urbino. Questo progetto è giunto alla 10ª edizione. Non si arriva a un compleanno così importante se dietro non c'è tanto lavoro, tanta passione, tanta volontà di fare qualcosa davvero di concreto e di buono per le imprese. Questo evidentemente ci viene riconosciuto, perché oggi siamo nel salotto buono della città, tra l'altro negli ultimi mesi proprio ristrutturato a nuovo, e devo dire la verità, sono soddisfatto perché è un grande lavoro organizzativo, abbiamo alzato l'asticella della qualità, ma l'abbiamo fatto con grande orgoglio e con grande voglia di fare bene. Anche quest'anno la serata è stata presentata da Gio Squillo, conduttrice sulle reti Mediaset del programma TV Moda. La moda fa riflettere chi siamo, chi non siamo. Siamo il paese del mondo e abbiamo una grande capacità, lo facciamo benissimo e queste cose, siamo bravi e le facciamo bene. Quindi sono molto emozionata e anche concentrata, perché vorrei dare tutto il mio cuore per questa iniziativa, alla quale veramente dedico, insomma, un po' della mia vita, perché ormai sono 6 anni e quindi per me è un importante appuntamento, non vorrei perdermelo assolutamente. Nel corso della serata è stata premiata Margherita Principi, la cantante pesarese protagonista all'ultima edizione di X Factor. La giovane, che per l'occasione ha interpretato 2 brani, ha ricevuto all'abbraccio gli applausi della piazza, ottenendo il premio Idee in Moda 2016, il riconoscimento che ogni anno viene riservato ad un personaggio che si è particolarmente distinto nel mondo dello spettacolo. Aveva questa motivazione per il talento e la capacità di trasmettere emozioni con la musica. Margherita però non è stata l'unica protagonista, perché come da tradizione sono tanti gli ospiti illustri presenti all'evento. Tra questi Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, l'attrice Michela Quattrociocche, Miss Italia 2014, Clarissa Marchese e la showgirl Martina Colombari, che sul palco di Idee in Moda ha festeggiato i suoi 41 anni. Io ho dei parenti qua a Pesaro, la mia testimone di nozze è di Pesaro, e quindi diciamo che quando sono qua mi sento a casa, e quindi insomma diciamo che il dialetto proprio non lo capisco proprio del tutto, però insomma cerco di venire spesso. Qua si sta bene dappertutto, insomma, poi la gente è simpatica, si mangia bene, io sponsorizzo sempre la nostra terra, anzi sono molto felice di essere italiana in questo momento dove l'Italia invece ha bisogno di un po' più di calore, un po' più di affetto. Per fortuna, insomma, con Expo Milano e tutta l'Italia si è ripresa tanto, e quindi io sono una grande sponsor del nostro paese. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia. Termina qui questa edizione di Occhio alla Notizia, che tornerà naturalmente puntuale domani sera alle 20:30. Buona serata a tutti voi.